Siamo in compagnia di Mauro Mellini nel suo studio e oggi commentiamo e approfondiamo una vicenda umana, ma come spesso capita, traendo appunto ispirazione dagli articoli di Mauro Mellini, una vicenda che ha a che vedere con la giustizia, con la storia della giustizia italiana. È una vicenda che vede come protagonista, che ha visto come protagonista Antonio Colaciopo, che è un uomo purtroppo morto. Tragicamente, ma la sua morte non è proprio l'oggetto, diciamo, di questo articolo. Poi Mauro ci dirà bene come è morto. Era un abruzzese di Lanciano, un funzionario dell'INPS che aveva scoperto qualcosa di imbarazzante e che per questo, appunto, questo qua appunto è la tesi di questo articolo di Mauro Mellini, è stato letteralmente perseguitato. Peraltro poi ed è riuscito a far valere anche le sue ragioni nei confronti della giustizia, però peraltro in questo periodo non era presente la legge, non era in vigore la legge per il risarcimento per ingiusta detenzione, poi le vicende umane lo hanno portato purtroppo a morire da mano in qualche modo amica, almeno questa è la tesi, Non molto né, amica. non molto amica, tra virgolette amica. Ne parliamo insieme a Mauro Mellini. Antonio Colaciopo era una di quelle figure che volentieri si immaginano come appartenenti a un mondo minore, ammesso che esistano mondi maggiori e minori, un mondo provinciale, un personaggio particolare, ma indubbiamente un personaggio scomodo, come si usa dire. Oggi questa attribuzione a se stessi della qualifica di magistrato scomodo, poliziotto scomodo, eccetera, se la danno molti, i quali vivono molto comodamente, peraltro, insomma. E lui è, viceversa, non ha vissuto comodamente questa vicenda. Direi che era un personaggio che meritava di essere studiato e di essere anche amato, perché era una persona angolosa nel suo carattere, brusca nei suoi atteggiamenti, qualche volta sembrava che andasse a cercare la ripulsa da parte degli altri invece che il consenso. In realtà era una persona che non amava i compromessi e non ha fatto una vita di compromessi. Aveva vissuto una vita dell'orfano, i genitori erano morti molto giovani, vissuto con delle zie, lui ne parla poi in un libro di questa sua. E si era affermato nella sua laurea in giurisprudenza e aveva vinto, come vinceva, tutti i concorsi. Era una persona capace di grande preparazione, di grande impegno per l'INPS, e da funzionario dell'INPS era stato prima, mi pare, a Roma, Milano, Roma, e poi se n'era andato, lui abruzzese di Lanciano, se n'è andato ad Ascoli Piceno, dove è il teatro di questa vicenda che poi diventa oggetto del racconto che ne fa, che è un libro da leggere. Io l'ho ripreso dopo anni, tra anni, perché mi è venuto in mente con un senso di colpa per non avere abbastanza ricordato giustamente la figura di Antonio Colaho. Allora ho ripreso questo libro. Il libro è questo, che ha dal titolo Storia di un sequestro giudiziario durato 72 giorni. E ora, cosa avviene? Lui è la persona che evidentemente si è reso sgradito nell'ambiente che conta della città di Ascoli Piceno. E erano gli anni in cui la magistratura, e qui c'è un punto interessante, delle riflessioni che ho fatto oggi. Tra questi
avvenimenti del caso Colaciocco i nostri giorni ci sono stati fatti di grande rilevanza. Il ruolo della magistratura è cambiato, la storia della giustizia italiana mantiene delle costanti, cioè poco giustizia, è lenta, è macchinosa, però la giustizia come macchina e macchina di potere allora era tutt'altra cosa di come è diventata oggi. Non c'era allora un partito dei magistrati, ma, e lo rivediamo qua, c'erano dei magistrati che erano al servizio non per un legame particolare, ma per una tendenza culturale. Ritenevano che la giustizia dovesse servire lo Stato e in quanto servire lo Stato, servire chi era padrone dello Stato di diritto e di fatto. E quindi i legami con i poteri, quelli costituzionali, quelli stabiliti dalle leggi, ma anche con i poteri, cosiddetti poteri forti, che poi sono quelli che invece che forti sono fortissimi e che sono i poteri che si esercitano sui poteri. Nell'ambiente di Ascoli Piceno era facile pestare i piedi a qualcuno di questa gente, pare, e da quello che si ricava dal libro e dalla rilettura anche un po' rapida che ne ho fatto, che fosse andato a pestare i piedi in un suo superiore dell'INPS, che aveva l'abitudine di fare ispezioni senza farle, no, andava in ispezione in giro, però restava sempre la sua poltrona comodamente, quindi commetteva dei falsi. E lui ha denunziato questi fatti, era stato da una parte diffidato a non rompere le scatole, dall'altra ha detto: ah, ma se tu queste cose allora devi fare una regolare denuncia, le conosciamo come vanno queste cose. Da quel momento i suoi rapporti con la procura di Ascoli Piceno diventano non cattivi, pessimi, e si mette in atto nei suoi confronti quella che indubbiamente è stata un'attività persecutoria, con un accanimento, c'è stato un sostituto in particolare, non preferisco non fare cognomi, ma anche il capo dell'ufficio. C'è Colaciocco che aveva una capacità poi di raccogliere con puntualità e acume certi episodi significativi, che racconta che quando fu scarcerato, perché subì questa carcerazione, il capo dell'ufficio rivolto al sostituto che era il principale, diventato l'inquisitore invece che l'inquirente, e gli fa: ah ah, te lo sei lasciato scappare. E basterebbe questa espressione per dire come... Per farla breve, ma forse non ci si riesce a farla breve, decine di procedimenti, tre o quattro procedimenti a carico suo. Antonio Colaciocco era una persona di grande attività e di grande impegno, faceva tutte le cose con un alto senso del dovere, sindacalista, si era fatto promotore di cooperative edilizie per i dipendenti del suo ramo dell'amministrazione, riuscendo a procurare appartamenti a un prezzo della metà di quello che doveva costare agli altri, mi pare. Anche questa è una di quelle cose che danno fastidio.
e lo accusano di appropriazione di fondi, i quali stavano lì, solo che erano stati raccolti per fare le spese di progettazione. Lui riesce a far sì che la progettazione sia a carico dell'impresa di costruzione, i soldi restano e restano per le spese che ci sono nel corso delle pratiche complicate, sempre in certomila modi, tanto più quando si è in provincia e bisogna correre, andare tra varie sedi. Lo accusano di concussione perché ci sono due che a un certo punto si erano dimessi all'inizio e dice ma questo non ci riesce a fare le nostre case dalla cooperativa, e quando vedono che le case vengono fuori dicono ci ha costretti o glielo fanno dire e così via. Lo arrestano e ci sono le pagine di questo libro che riguardano il periodo della sua detenzione che andrebbero, io le avevo lette allora, era amico di Colaciopolo, difeso contro, perché poi lui ha denunziato questo magistrato, querele, una serie perché anche i testimoni ha ottenuto giustizia. Mandò questo processo e fece condannare in via definitiva due di questi testimoni, lo difesi in almeno una di queste cause in cui la parte civile contro uno di questi testimoni falsi, i quali mi ricordo che erano sbalorditi, non lo dicevano, ma si capiva che dice, ma come il procuratore mi ha detto di dire questo e adesso mi condannano, ho scoperto la giustizia. E mi ricordo che se ne discuteva, poi aveva in questa sua scorta rude, parlava sempre un po' concitatamente. E quindi avevamo con Cima e il racconto di questa sua detenzione, in questo orrendo carcere. Oggi non c'è più in questa fortezza malatestiana di Ascoli Piceno, adesso Ascoli Piceno c'è un solito supercarcere. Era doppiamente afflittiva, insomma, questa carcerazione preventiva, perché vissuta una persona innocente, conscia della sua innocenza, rabbiosa per sentire il senso dell'ingiustizia dolosa, indiscutibilmente, commessa nei suoi confronti, e tuttavia illuminata da un senso di umanità dimostrato nel racconto dei suoi rapporti con i detenuti. Ecco, uno immagina che una persona innocente e che si sente colpita dal fatto di essere stata gettata in un carcere in mezzo ai delinquenti autentici, senza un senso di repulsione nei confronti di quest'altro. Me l'hanno messo in mezzo a quelli lì brutti e antipatici. No, prevale il senso di commiserazione umana nei confronti di tutti e è un sentimento nobilissimo che ho ritrovato in Enzo Tortora. Enzo Tortora non ha mai detto una parola, mi hanno umiliato, mi hanno gettato in mezzo a questi manigoldi, alcuni erano dei manigoldi, certo. Ma che ha accettato, ha compreso quel senso di solidarietà che si stabilisce, è vero, nel carcere
noi siamo abituati ai film americani, un regime di violenza, eccetera. Forse in qualche cosa poi dobbiamo riconoscere che siamo migliori. Nelle carceri italiane c'è almeno questo, questo senso di solidarietà tra quanti soffrono questa, e direi persino tra i secondini dei carcerati. Poi affiora con la contrapposizione logica che ci sono, le prevaricazioni, i lodi, qualche volta che scatenamento di violenze che avvengono, ma qualche volta dei detenuti, questi poveracci, questi nostri guardiani che fanno una vita non molto diversa da quella nostra, e da, tante volte dai secondini, dei resti, disgraziati, stanno qua, certo che scontano pene inumane per le condizioni in cui vivono. E tutto questo andrebbe approfondito, e certamente è una delle cose che vanno approfondite di questo libro, perché coglie delle pieghe, delle vicende, l'atteggiamento del giudice, il carabiniere che verbalizza, scrive a macchina e ci mette del suo per aggravare le dichiarazioni dei testimoni o per cambiare la parola detta dall'imputato per servilismo nei confronti del procuratore che sa, che ha capito che è mal disposto e che va alla ricerca di tutti i cavilli per danneggiare l'imputato. E tutta una serie di altre questioni. Ma come dico, il dato di fondo è questo. Questa è una mostruosa ingiustizia commessa da un apparato giudiziario che ancora non è diventato il partito dei magistrati e che si sente colpito per il fatto che questa persona non è gradita agli ambienti bene, cioè male, no? Della città, ai poteri politici, sgradita perché non guarda in faccia a nessuno, con un'espressione che si usa, cioè è in condizione di guardarli in faccia a tutti, guardarli negli occhi. E che rappresenta anche un rischio politico. Antonio Colaciocco in realtà con questa sua attività stava dimostrando di essere 10 palmi al di sopra della classe politica locale. Lui era sindacalista dell'UIL, credo che fosse socialdemocratico, poi si iscrisse al Partito Radicale e poi si impegnò nella grande battaglia per la responsabilità civile dei magistrati. Ecco qui un altro personaggio che dalla sua disgrazia personale, dalla sua disgraziata vicenda di scontro con la giustizia, cioè con l'ingiustizia, trae l'impulso per un impegno di carattere politico e sociale. I comizi di Antonio Colaciocco ad Ascoli Piceno, nella zona, in Abruzzo, hanno lasciato un segno. E lui, quando ci fu questa campagna per il referendum direi che ebbe lì in qualche modo il suo risarcimento, che non l'ha avuto, ha dovuto sopportare altre querele dei magistrati, che poi ha costretto questi magistrati a ritirare le querele,
a pigliarsi le sue brave amnistie, che ha denunciato. Quindi è uno che ha reagito, come altri non hanno reagito. E spesso l'ho inteso fare, ma dice sì, lui aveva una notevole preparazione giuridica, direi superiore a quella del funzionario. Infatti poi si è messo a fare l'avvocato con grande successo. E dice, se io non avessi avuto questa preparazione, dovevo soccombere. Lui ha vissuto tra Ascoli Piceno, Perugia, dove andavano i procedimenti a carico dei magistrati che lui otteneva e denunciava, o quelli che erano ritenuti reati da lui commessi contro questi magistrati, e poi a Roma, e la Corte d'Appello, l'Ancona. Quindi è stata una vita travagliata, mai trascurando i suoi doveri di funzionario. E io ricordo che eravamo negli ultimi tempi, io l'ho difeso in 2 o 3 procedimenti, anche con un certo impegno, non nelle sue cause, a suo carico quelle originarie. Lui ha avuto un avvocato, l'avvocato De Santis, Totò, di cui parla con un affetto e una stima e un senso, parla male degli avvocati, dice gli avvocati la gran parte non si leggono le carte, i giudici lo stesso decidono come hanno deciso quelli di prima, insomma. Era un pessimista in certe cose, ma le persone che meritavano stima le stimava e non si adagiava mai sul sentito dire delle male lingue. E ecco, c'è questo avvocato De Santis, che poi è morto, mi pare che ricordare, perché sono passati 2 anni, ne parla con un affetto. E da parte di questo avvocato ha avuto più che la difesa, certamente, e lui ricorda i segnali che gli faceva mettendo la macchina in un modo piuttosto che l'altro per preavvertirlo che c'era stato il procedimento positivo o negativo sulla libertà provvisoria quando stava in carcere, eccetera. E lui, in uno di questi discorsi, in ultimi tempi, mi disse qualche cosa che poi si ricollega con la sua fine più che tragica, direi. E lui mi disse, vedi, questi mi hanno rovinato la vita. E si fa presto a dire 10 anni che ho perso correndo dietro, invece in cui avrei potuto dedicarmi tranquillamente alla mia carriera, alla mia professione, e scrivere, perché era autore anche di scritti di carattere giuridico sulle riviste nella materia dell'INPS, in cui era molto bravo, si avrei potuto farmi una famiglia. Ci sono solo come un cane, mi disse, mi ricordo questa cosa. Non rimase solo come un cane, ma sarebbe stato meglio che lo fosse rimasto. Non mi informò, non lo seppi, anche perché avevo perso i contatti con lui. E si sposò con una donna moldava, pare che fosse una donna bellissima, con 2 figli. Antonio Colaloppo fu ucciso da 2 moldavi sicari inviati dalla moglie. Processo, condanna dei 2 moldavi, assoluzione in primo grado della moglie, condanna in appello, rinuncia definitiva in Cassazione. Poi so che hanno fatto dei tentativi che però a quest'ora credo di poter dire che sono andati. Uno dei 2 è scappato. Dei 2 moldavi, ah, sì. Tra il primo e il secondo grado è scappato e non l'hanno più trovato. E adesso l'anno scorso
Mi pare che ci sia un'istanza per di revisione, qualcosa del genere. Ma con da un rigetto. Quando ci sono state le istanze di revisione ad oggi, devo ritenere che probabilmente c'è stato allora il clamore di qualche avvocato che aveva fatto ottenuto l'annullamento della reiezione dell'istanza preliminare, ma che non, io ricordo che mi occupai della questione non come avvocato, ma da avvocato, vedendone i risvolti, e c'erano ragioni schiaccianti. Come c'erano a carico di questi due moldavi, ma questi poi erano andati a fare la doccia perché erano lordi di sangue a casa di questa donna. E ci fu il tentativo particolarmente vile, io non voglio dire da dove è partito, ma probabilmente dagli stessi ambienti da cui erano partite le persecuzioni giudiziarie, di infangarne la memoria dicendo che Antonio Colaciocco si era messo a fare lo strozzino e che la sua uccisione era legata alle reazioni di qualcuno degli strozzati. Era cosa totalmente priva di fondamento. Antonio Colaciocco si era messo in andare in pensione da funzionario, aveva da tempo la qualifica di, come c'era allora, procuratore legale, e si era messo a fare l'avvocato nella materia previdenziale, con un'attività enorme, qualitativamente e quantitativamente. E guadagnava benissimo, guadagnava per la persona che lo avrebbe assassinato. Questa è stata la sorte, ma direi che questa fine tragica in qualche modo disegna in maniera ancora più questo personaggio che va ricordato. Io spero di poter fare altro, spero che insieme si possa fare qualche cosa e non soltanto due parole come stiamo facendo ora di commemorazione, ma un vero e proprio documentario vorrei fare nei luoghi dove avrà più amici, ad Ascoli, a Lonciano. Se riusciremo a trovare filmati, fotografie dei suoi comizi, qua in questo libro c'è Antonio Colaciocco sul podio, credo, un comizio, questa faccia un po' larga, questo modo di parlare che mi sembra ancora di vederlo qui in questa stanza, non riesco a ricordarlo senza una commozione molto viva. Spero che di poter dare a molti suoi amici e a molti che non lo conobbero, e che è bene che lo conoscano, perché sicuramente è una delle figure che ci riconciliano con il meglio della vita, anche se poi lui ha avuto anche il peggio, ma il meglio della vita è rappresentato dalla capacità di tradurre le proprie idee, i propri convincimenti. Era un uomo che credeva nella giustizia, la voleva per sé, la voleva per gli altri. Il resto dei suoi giorni, dopo queste vicende, lo ha dedicato a queste battaglie. E mi diceva, lui era rimasto con rapporti non più col Partito Radicale, ma che cosa fai? Se c'ho la possibilità che c'è un comizio, e salì sul palco e poter dire quello che era lo schifo di una giustizia ingiusta. Lo ha fatto fino all'ultimo. E noi dobbiamo essere grati. Ebbene, quindi per il momento ricordiamo Antonio Colaciocco, ricordiamo il libro Storia di un sequestro giudiziario durato 72 giorni, leggo anche il sottotitolo, realizzato nel Forte Malatesta di Ascoli Piceno mediante due ordini di cattura e mezzo emessi ictu oculi, a colpo d'occhio, per una serie di fatti non sussistenti. Adriatica Editrice. Ovviamente abbiamo preso, ricordiamo, spunto questa conversazione con Mauro Mellini dal suo
articolo sul blog Giustizia Giusta intitolato In ricordo di Antonio Colaciopo. Grazie a Mauro Mellini. Grazie a te.